Palazzo Rosso riaprirà al pubblico il 7 giugno, dopo 2 anni e mezzo di lavori di ammodernamento tecnologico e messa a norma degli impianti, finanziati con quasi 3 milioni di euro. Una riprogettazione eseguita in modo da non danneggiare l'apparato decorativo delle sale, in particolare il secondo piano nobile, l'unico affrescato, e i pavimenti di marmo. Le delicate operazioni di smontaggio per fare posto ai cantieri non sono state comunque integrali. Nel periodo di chiusura, una parte delle collezioni di Palazzo Rosso sono state in ogni caso visibili a genovesi e turisti a Palazzo Bianco, che per l'occasione ha rinnovato il suo percorso con una ulteriore selezione di capolavori. Dal punto di vista del museo, tanto l'inizio è stato smontare questo piccolo appartamento, ovvero Palazzo Rosso, ovvero 2 piani nobili di museo e tutti gli altri suoi dipendenze. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo spostato tutti i dipinti, tutti gli arredi in maniera ordinata. Le specchiere, per esempio, erano specchiere a muro da scomporre pezzo per pezzo, rimontare, ricordando bene in quale sala erano, perché tutte sono una diversa dall'altra. Per cui questi anni in cui queste opere erano smontate, per esempio le specchiere, le abbiamo anche restaurate. E quindi quelle che rimettiamo, come vedrete, come per esempio puoi vedere lì, sono tutte ridorate, riconsolidate, e quindi questi anni sono serviti anche loro per farsi belle in qualche modo. E poi tante altre opere, capolavori di Palazzo Rosso, erano nel percorso espositivo di Palazzo Bianco, a creare nelle sale espositive temporanee, in modo da non perdere per il visitatore la possibilità di vedere questi grandi capolavori. L'appalto è nato per questo, per mettere a norma gli impianti del palazzo che versavano in una condizione, diciamo, di vetustà, visto che era dal 1960 che in occasione del restauro di Albini, del restauro dell'architetto Albini, Franco Albini, si era aperto il museo, un museo molto innovativo, molto moderno per l'epoca, però poi non si è più fatto nulla, quindi era necessario fare questo adeguamento. E l'adeguamento è consistito soprattutto appunto nel rifacimento degli impianti elettrici e idrici e meccanici, compresi dati, comprese fibre ottiche, compreso tutto quanto necessario per dare un impianto di antincendio efficiente, luci di emergenza, diffusione sonora e quant'altro, ecco. E tutto è stato fatto in maniera estremamente leggera, diciamo, ovvero siamo passati in maniera da non incidere sull'edificio con la minore invasività possibile. Non potevamo toccare pareti e soffitti e quindi si è passati a pavimento con dei cavidotti e dei passaggi sotto traccia a pavimento, sollevando i pavimenti e riposandoli. Quindi con la massima invisibilità e con un massimo rispetto, ecco, delle strutture del palazzo. Messi a norma gli impianti idraulici, elettrici, meccanici e quelli speciali, con adeguamenti necessari anche all'utilizzo delle reti informatiche, ma non solo. Gli interventi hanno riguardato anche complessi restauri. A latere dei lavori impiantistici sono stati eseguiti alcuni restauri di superfici pittoriche decorate, e di stucchi, anche di superfici in legno decorate, dipinte ad olio. Le finestre in legno dell'Ottocento, le persiane, pure queste in legno dell'Ottocento, e quindi molti lavori complementari, diciamo, che sono anche quelli che forse risaltano di più in questo momento, ecco, perché sono, ad esempio, la parte principale è il soffitto della sala della primavera, un affresco, ma non solo affresco, con una serie di stucchi, con una serie di elementi polimaterici che lo fanno un oggetto veramente interessante anche in termini di restauro. Hanno dovuto restaurare dalle superfici ad affresco, alle tempere,
agli stucchi dorati, non dorati, ai metalli addirittura. C'è un angioletto che ha una coroncina di metallo, quindi polimaterico in questo senso. E questa è la stanza della primavera di Gregorio De Ferrari, è un capolavoro sicuramente del barocco genovese. Abbiamo trovato una situazione veramente compromessa, sia a causa dei sali che interessavano la pellicola pittorica, sia anche proprio gli stucchi dorati che erano particolarmente sporchi, vari materiali che erano stati dati in interventi precedenti che si sono alterati, quindi abbiamo dovuto insomma mettere a punto una calibrata pulitura testando diversi materiali. Io credo che Palazzo Rosso, nell'ambito del sistema musei di Strada Nuova, che comprende anche Palazzo Bianco e Palazzo Turzi, sia veramente quello più amato e più scenografico. E quindi l'offerta culturale del nostro sistema si arricchirà, tornerà a essere veramente grandiosa. Cioè il percorso all'interno dei musei di Strada Nuova comprende, mi sembra, più di 70 sale, cioè uno può veramente, un turista, un visitatore può passarci una giornata e riposandosi poi nei giardini di Palazzo Bianco e avere una visione completa. Da una parte in Palazzo Rosso l'aspetto che forse adesso anche piace di più a un turista, di racconto della dimora storica, quindi gli arredi, gli affreschi, i dipinti, la collezione di una famiglia, Brignole Sale, collezionata in più di 2 secoli, quindi proprio la magnificenza.